Ciao, eccoci per un nuovo video di coding, creative coding e matematica per andare alla scoperta in modo creativo e divertente a cosa ci serve per scoprire a cosa ci serve la matematica che studiamo a scuola. L'idea oggi è quella di, ho pensato di parlare delle distanze. E tra due oggetti, tra due punti, tra due elementi sulla scena e delle direzioni. Quindi scopriamo come utilizzare alcune delle formule e delle teorie che ci spiegano a scuola di matematica, come poterle applicare per fare questi calcoli. Quindi direi di passare subito alla programmazione quello che stavo pensando è di utilizzare delle emoji, quindi creare una scena 2D con delle emoji, ad esempio un'automobile, un albero, una fontana, posizionarle sulla scena e poi vedere come possiamo calcolare le distanze. Allora, le emoji possiamo andarle a prendere su, ad esempio c'è questo sito di Emoji Terra, io cerco l'albero e mi prendo quest'albero, sempre verde. E me lo copio, io me li sono già preparati e me ne sono già copiate quelle che mi servono e quindi torno qui, mi creo un'area di commento e si fa in questo modo e ci metto le tre emoji che mi servono, quindi l'albero, l'automobile e la fontana. Come facciamo a far apparire, diciamo, un emoji sulla scena sul canvas di P5JS? Usiamo la funzione text, quindi l'emoji viene trattata esattamente come un testo, un carattere di testo, quindi scriviamo text, allora l'istruzione text funziona con scriviamo il testo, primo parametro, gli altri due parametri sono le coordinate. Quindi se scrivo text ciao 100 100, vedremo sul canvas la scritta ciao che si trova alle relative coordinate. Ora, se al posto di ciao ci metto ad esempio l'albero, l'emoji dell'albero, io vedrò il mio alberello. Ora, è abbastanza piccolo, quindi quello che posso fare al momento è fare un text size. Size e dire che il text size, quindi le dimensioni del testo è 50. In questo caso il font è 50 e l'albero è diventato più grande. Ora, quello che vogliamo fare però è quello di non usare questi valori assoluti qui dentro, ma mettere dei valori relativi perché poi ci servirà, diciamo, di spostare le variabili e magari di farle muovere. Quindi in questo caso possiamo utilizzare delle variabili oggetti, diciamo, trattare delle variabili come degli oggetti e ogni oggetto ha un suo, contiene delle caratteristiche. Quindi mi spiego. Facciamo la variabile albero che non è uguale a un numero o a un testo, ma tra le parentesi graffa la rendiamo, diciamo, un oggetto che contiene alcune caratteristiche. Ad esempio, una delle caratteristiche è il nome. Quindi, ora, nome un po' troppo lungo, scriviamo id, due punti per separare il contenuto, il valore, e ci mettiamo tra gli apici il nostro alberello. Poi facciamo la virgola per mettere altre caratteristiche. Ad esempio, la posizione di x del nostro albero la facciamo a 100. E ad esempio la posizione di y del nostro albero la facciamo sempre a 100. A questo punto noi, invece che usare questa istruzione in maniera assoluta, possiamo dire text, prendimi i valori che sono all'interno dell'oggetto alb. Quindi alb.id, primo valore del testo,
e me lo metti a alb.x e alb.y. Vediamo che lo ritroviamo allo stesso punto. Quindi se io qui metto 400, il nostro albero sarà qui più in basso. Metto 300 e lo rimettiamo dove? Cambiamo il colore di fondo. Per il momento mettiamo nero. Ora ci dobbiamo fare gli altri due oggetti, la macchina. Quindi mi copio tutto questo, mi faccio la macchina, quindi facciamo Mac, poi mi prendo la macchinina qui, mettiamo qua, la macchina la mettiamo a 300 di Y, però sulla verticale dell'albero, e poi ci copiamo anche, possiamo anche tenerci, sì, no, ci copiamo la macchina e ci facciamo la fontana. L'ho copiata, quindi la fontana, quindi phon, creiamo un oggetto phon, questa è la fontana, quindi ci prendiamo l'emoji della fontana, la mettiamo qui. Ora la fontana la mettiamo a x100 y x, diciamo x300 Y100. Ora le abbiamo definite, però non le stiamo facendo apparire la fontana e la macchina perché ci mancano le istruzioni che abbiamo qui sotto. Quindi ce le copiamo e come vedete è sufficiente mettere mac.id mac.x e mac.y e qui mettiamo font.id font.x e font.y. A questo punto abbiamo i nostri tre oggetti sulla scena. Proviamo a dargli un colore diverso di background, prendiamo trending colors e prendiamoci un colore, adesso un altro tipo di colore. Proviamo, vediamo un po' questo se è troppo chiaro. Quindi andiamo nel background e mettiamo tra gli apici, poi mettiamo il cancelletto, si è spostato il mouse, mettiamo il cancelletto e il numero che è stato copiato, vediamo un po' se è troppo chiaro. Vabbè, lasciamo questo. Oddio, è un po' troppo chiaro. Cambiamo totalmente, facciamolo un po' più scuro. Così vediamo anche questo trending color. Ok, utilizziamo questo. Allora, adesso quello che noi vogliamo fare è abbiamo questa scena. Immaginiamo di avere la nostra macchina che si trova qui in quest'area e davanti a noi c'è un albero e poi alla nostra destra c'è la fontana, o meglio, più che la nostra testa. Immaginiamo che è una macchina a guida autonoma, una macchina robotica, e noi dobbiamo programmarla per andare alla fontana. Quindi, innanzitutto, ad esempio, una cosa che ci può interessare è scoprire qual è la distanza che separa l'automobile dalla fontana. Come facciamo? Noi abbiamo messo le coordinate qui sulla scena, abbiamo messo le coordinate x e y dei tre oggetti, quindi della macchina e della fontana, però non sappiamo adesso dire, nonostante abbiamo le coordinate, qual è questa distanza. Ora, per fare questo calcolo, vi faccio vedere quest'altra immagine, ci viene in aiuto vedete, Pitagora di sfida e ci dice come calcolare la distanza, in questo caso tra due sprite, no? Quindi abbiamo qui ad esempio c'è un pesce che si trova a una certa distanza dallo squalo. Se questa distanza è inferiore a un numero che possiamo definire nel nostro gioco, lo squalo l'attacca. Quindi come si fa a calcolare questa distanza? E Pitagora qui ci dice, beh,
usa il mio teorema, quindi usa il teorema di Pitagora per calcolare queste distanze. Quindi già qui in questa immagine noi abbiamo lo schema di riferimento. Ora provo a velocemente a rivederlo qui perché sono quelle formule che adesso noi dobbiamo andare a applicare, ma proviamo a spiegarle. Quindi facciamo un disegno qui della macchina, mettiamo la macchina qua, la nostra macchina, e mettiamo la nostra fontana qua. Quindi questa diciamo è la nostra. E ovviamente così, se questo è il canvas, diciamo, noi dobbiamo calcolare questa distanza. Noi che cos'è che abbiamo? Abbiamo le coordinate x1 e y1 della macchina, e poi abbiamo le coordinate x2 e y2 della fontana. Ora, se noi riportiamo questo su una tipica griglia di assi cartesiani, noi possiamo proiettare questi valori di x1, x2, y1 e y2 proprio sugli assi. Questo ovviamente è l'asse x, questo è l'asse y. Quindi noi abbiamo qui che abbiamo questo y1 e questo y2, le proiezioni, e questo è x1 e questo è x2. Ora, come si vede chiaramente, noi qui ci troviamo a otteniamo un triangolo, tra l'altro l'angolo di 90 gradi qui, e questo è un triangolo che ci dice, che ci aiuta molto. Perché abbiamo questo triangolo? Perché adesso il teorema di Pitagora si basa proprio su questo calcolo. Diamo dei nomi a questi, ai lati del triangolo, quindi chiamiamo A questo cateto, chiamiamo B quest'altro cateto e chiamiamo C l'ultimo lato, che è l'ipotenusa. A noi ci serve la distanza e quindi ci serve di calcolare C. Ci ricordiamo cosa dice il teorema di Pitagora? Dice che il quadrato costruito sull'ipotenusa, quindi quello che noi teoricamente andiamo a costruire qui, no? Quindi un quadrato che faremo così, è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti, quindi A² più B quadro. Quindi diciamo i quadrati che teoricamente noi andremo a costruire qua, no? E così via. Ora, se andiamo a vedere questa rappresentazione, quindi questa la possiamo anche riscrivere come C uguale la radice quadrata di A² più B quadro. Quindi per calcolare l'ipotenusa, quindi la distanza che separa la macchina, dobbiamo applicare questa formula, la radice quadrata della somma dei cateti al quadrato. Ma attenzione che questa la possiamo riscrivere in questo modo. Che cos'è A? A non è altro che questa differenza, la differenza tra x2 meno x1. Ok, è questo. Questa lunghezza qui, e stessa cosa dicasi per B, che si trova da quest'altra parte. Quindi noi possiamo riscrivere questa formula in questo modo: la radice quadrata di x2, lo vediamo qui sotto, meno x1 al quadrato, più y2 meno y1 al quadrato. Quindi adesso noi dobbiamo questa qui è la nostra distanza, quindi la misura dell'ipotenusa. Dobbiamo andare a applicare questa formula, quindi ricordando che questo è A e questo è B, all'interno di P5GS. Dobbiamo rifare questo calcolo. Quindi torniamo su P5GS e andiamo a programmare le nostre istruzioni che ci servono per fare il calcolo. Per rendere la cosa un po' più semplice, noi ovviamente potremmo fare una sola istruzione e scrivere tutto all'interno delle istruzioni. Quindi la radice quadrata della somma delle differenze
dei quadrati, bla bla bla. Ma per rendere i passaggi molto più semplici, ci facciamo prima una variabile A, che sarà esattamente diciamo, il valore della dimensione del cateto A, quindi la font.x, quindi è quello che era x2 meno x1, quindi la x2 è la fontana, meno la x1 che è la macchina. E poi ci facciamo la B, che è appunto il cateto B, che è font.y meno mach.y. Qui facciamo stop. E queste sono le differenze. Ora noi le dobbiamo elevare al quadrato. Per elevarle al quadrato, possiamo qui andare a vedere la funzione power, se non ricordo male, eccola qua. Power calcola esattamente questa espressione, cioè la base elevata a un esponente. Quindi, ad esempio, in questo caso è 2 elevato alla 3, si fa prima c'è la base e poi c'è l'esponente. Quindi ci facciamo che la A maiuscola, e questo ci fa capire che in P5, in JavaScript, c'è una differenza tra minuscolo e maiuscolo, è uguale a power di A minuscolo elevato al quadrato, virgola 2, mentre B maiuscolo, power di B minuscolo, virgola 2. Questi sono tutti i passaggi che ci servono per arrivare all'ultimo, quindi alla nostra ipotenusa, alla nostra distanza, che è la radice quadrata, che è square root di A più B, sono già stati elevati al quadrato. Quindi la nostra formula era questa qui sotto, no? A più B al quadrato radice quadrata C. E noi la stiamo esattamente rifacendo qua. Ora, se andiamo a farci apparire nella console il valore di C, vediamo se abbiamo fatto bene, a cosa corrisponde. Corrisponde a 282,84 pixel. Quindi la distanza che separa l'automobile dalla fontana è 282,84 pixel, cosa che non saremmo stati in grado di fare se non utilizzando il teorema di Pitagora. In realtà vi svelo un piccolo segreto. C'è già un'istruzione in P5.js. Facciamo la distanza, creiamoci una variabile distanza che fa esattamente questo senza che noi dobbiamo fare tutti questi calcoli. Gli dobbiamo dare le coordinate, quindi per calcolare la distanza tra due punti, gli diamo le coordinate di un punto e le coordinate di un altro dell'altro punto. Quindi gli diciamo let distanza uguale, la funzione, l'istruzione si chiama dist, quindi dist mach.x, virgola mach.y sono le coordinate del primo punto, virgola font.x, virgola font.y. Se adesso andiamo a farci mettere la distanza, anzi, ce le facciamo apparire nella console tutte e due. Vediamo un po', c'è un piccolo errore. Qui abbiamo messo un punto di troppo, manca una virgola. Ok, qui ancora un altro mach.x, mach.y. Ok,
E qui manca, vedete quanti errori di battitura, quanti errori di battitura. Ok, abbiamo esattamente i due valori identici, quindi perché? Perché dist non fa altro che applicare il teorema di Pitagora per calcolare la distanza. Ora che abbiamo la distanza, e diciamo che questo non ci serve più, quello che ci serve adesso è calcolare l'angolo, no? Noi siamo così, abbiamo la nostra macchina, sappiamo che dista 282 pixel.8, ma non sappiamo in quale direzione dobbiamo girare la nostra automobile. Quindi se dobbiamo programmare la macchina, adesso per esempio sta puntando magari verso l'albero, verso nord, e invece noi dobbiamo girare in un'altra direzione, che è chiamato anche azimuth questo angolo. E perché dobbiamo andare verso la fontana? Di quanto dobbiamo ruotare per andare verso la fontana? Qui torniamo al nostro schema per ricordarci, per farci aiutare di nuovo in questo caso dalla trigonometria. Ora, come vediamo, qui abbiamo i tre lati del triangolo e poi possiamo di dire che cos'è che noi stiamo cercando? Stiamo cercando il valore di quest'angolo alfa, che è di quanto dobbiamo girare, in che direzione dobbiamo puntare la nostra prua. Diciamo, qui ci viene in soccorso il teorema la trigonometria. La trigonometria mette in relazione gli angoli, i lati di questo triangolo con gli angoli, in particolare con quest'angolo ad esempio, ma non solo, ma in particolare con quest'angolo alfa. E abbiamo tre fantastiche formule dove il seno di alfa è chiamato seno di alfa il rapporto tra il catetope, che è davanti all'angolo, diviso l'ipotenusa, quindi B fratto C. È chiamato il coseno di alfa il rapporto tra il cateto e l'ipotenusa. Ed è chiamata la tangente di alfa, il rapporto tra i due cateti, quindi B fratto C. Questi qui sono dei numeri, quindi dei valori assoluti, ma a noi in realtà ci serve invece la misura dell'angolo. Non ci serve questo rapporto, ci serve tirar fuori l'angolo alfa a quanto è uguale. In questo caso dobbiamo fare le funzioni inverse. Esistono delle funzioni che sono l'arcoseno, l'arco coseno e l'arco tangente. Quindi noi possiamo utilizzare una di queste tre, ma visto che ci siamo, ad esempio usiamo l'arco tangente. Quindi è l'inverso di questa funzione, sarebbe la tangente elevata a meno 1. Ma insomma, abbiamo questa formula. Quindi andiamo dentro P5GS a fare l'arco tangente di cosa? E qui non è B fratto C, ma è B su A. Quindi il rapporto tra i cateti, ho sbagliato, questo è il rapporto tra i cateti. Quindi B su A. Quindi andiamo a fare l'arco tangente di B su A. Torniamo sulla nostra programma e creiamo innanzitutto un angolo, la variabile angolo o direzione, chiamiamolo come vogliamo, e facciamo l'arco tangente ATAN. Siccome i due cateti ce l'abbiamo, B su A, vedete, li abbiamo qui in alto, e quindi facciamo semplicemente B fratto A e console.log Ang. Quindi facciamo apparire qui nella console il valore dell'angolo e vediamo cosa esce fuori. Oh, esce fuori 0,78 negativo, tra l'altro. 0,78 non mi torna, o forse mi torna. Vediamo se questo è il problema. Cioè, il problema. Diciamo a P5GS di trattare gli angoli in gradi e rifacciamo il play. Ecco, meno 45 gradi. E prima il valore
era in radianti, quindi 0,78 radianti, e che corrisponde appunto a 45 gradi. Ora il meno 45 dipende dal fatto che P5GS ha un'origine degli assi diversa dal cerchio trigonometrico classico che studiamo a scuola, dove diciamo il centro degli assi è lo 0,0 al centro del foglio, mentre con P5GS l'origine degli assi è in alto a sinistra, qui su, in alto a sinistra, lo 0,0 si trova qui, e quindi viene tutto rapportato. Per curiosità, se io faccio A diviso B, no, ovviamente no, non cambia. Adesso, se volessi, però poi dopo non ci funziona, quindi facciamo B diviso A. Quindi noi abbiamo quest'angolo che è 45 gradi. Supponiamo di voler fare, quindi abbiamo la distanza e l'angolo. Quindi la prua che dovrà usare questa macchina. Supponiamo di volerla adesso far muovere. Una cosa che potremmo fare per farla muovere, ci sono tanti modi ovviamente, è quello di modificare i valori di Mach, diciamo, sia di Mach X che di Mach Y, cioè delle coordinate di X e di Y devono muoversi della stessa gradiente in questo caso. Ma solo perché a 45 gradi, ma noi non lo sappiamo del gradiente in cui si spostano. Quindi potremmo dire che Mach.x lo dobbiamo incrementare. Lo incrementiamo, quindi per incrementarlo diciamo che Mach.x è uguale a Mach.x, quindi il valore che aveva prima, ci aggiungiamo, essendo questo la proiezione sull'asse delle x, il coseno di Ang, ossia del valore che è meno 45. Lo sappiamo, potremmo mettere quel valore lì, ma insomma, manteniamo la formula. Mach.y uguale a Mach.y più il seno di Ang. Ora, se abbiamo fatto tutto come si deve, esatto, sta macchina si sta spostando nella direzione meno 45. Bene, se volessimo farla fermare, uno dei sistemi è quello di dire se la posizione della macchina, la posizione x della macchina, la coordinata x della macchina è inferiore alla coordinata x della fontana, fino a che questa condizione è vera, allora esegui queste istruzioni. Questo per esempio è un modo, no? Quando questa condizione non sarà più vera, ci aspettiamo che la macchina si fermi. Vediamo un po', la macchina appare e poi si è fermata. Beh, direi che ci possiamo fermare qui. Abbiamo visto come il teorema di Pitagora e alcune funzioni trigonometriche ci possono essere utili per essere utilizzate all'interno dei nostri programmi, per fare dei videogiochi o per fare delle rappresentazioni. Anche se non è necessario approfondire, aver capito perfettamente questi aspetti della geometria di Pitagora e della trigonometria, ma insomma sappiamo che se applichiamo queste formule, questo è quello che ci può essere d'aiuto, è quello che succede. Direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao!